dillo forte a mio marito che ancora dice che ho qualche chilo. Ma è, cioè, bambini poi vicinissimi. Sì, no? 15 mesi di differenza, facevo prima fare due gemelli, ma li fa mia sorella per me perché anche lei è incinta. Sì, è incinta di due gemelli. Sì. Ammazza le sorelle, merce, che meraviglia. Rendiamo felice la nonna, dai. Un po' di nipotini. Esatto, ma non ti manca un po' questo lavoro? Tu sei stata proprio una di quelle che... No, ha tagliato. No, diciamo che in quel momento della mia vita volevo proprio fare la mamma, quindi avendo avuto la fortuna di riuscirci me li sono goduti. Adesso che la piccola c'ha 10 mesi e mezzo, insomma, un pochino la nostalgia. Sì, ma no, però tu non sei mai stata una di quelle proprio morbose per il lavoro, no? Ecco, andiamo a vedere insomma gli inizi di Alessia Merzel, se li ricordo tutti, nella nidiata di Nonella Rai. È interessante perché volevo sentire queste splendide canzoni che tu canti. Ecco. Allora, innanzitutto è uguale e più bella di prima, perciò. Grazie, tesoro. La matricolata era più sulla Palombelli, devo dire, che su di lei. E poi, secondo, tu parli in un modo e canti totalmente in un altro modo. Ti sarei forse chiesto il perché. E perché? Perché non era la mia voce. È chiaro. Ma almeno io l'ho detto. Guardavamo il play. Almeno quello. Almeno sì. Ma nessuna di voi cantava? No, qualcuna. Ambra sì. Ambra sì, Pamela sì. Diciamo poi non più. Altre dicevano sì e non era. Così, andiamo. Lodi, lodi, lodi ad Alessia Merz, una ragazza dagli occhi che stregano. Signora Merz, le dico una cosa, mia moglie è andata a fare i fanghi alle Terme di Avellino. Ma cosa mi direbbe di venire a cena a casa mia questa sera, qui a cena dal comitato? Ci potremmo vedere insieme, non so. Torni a trovarci quando c'è. Ma tu sei sempre juventina? Sì. Che hai cominciato da milanista, diciamo. No, no, spariamo questa cosa che ha detto Fazio. No, no. Sei sempre stata juventina. Sì, sempre, no? E certo. Come hai vissuto la vicenda Calciopoli, insomma? C'è stata qualcosa? No, rimosso. L'ho vissuta in Serie B, adesso egregiamente in Serie A. Mi risulta che in quel momento hai anche tu spento la televisione. Cioè, non avevate la televisione in casa anche loro? No, io guardavo. Come Mihailovic. No, guardavo. Ecco, che eravate senza stipendio. Sì, senza stipendio, senza tutto. Insomma, invece adesso le cose adesso sono migliorate. Si stanno sistemando adesso perché l'hanno appena riacquistata. Fabio nel frattempo sta finendo di curarsi. E speriamo, guarda, gli auguro tanta fortuna. Scusa, a Pescara? Sì, c'ho mia mamma che è di Pescara. Sì, ma lo hai tutte le puntate? Tutte. No, dai, dovremmo vedere la luce. Io una di queste volte gli salto nei ciuffi adesso perché mi tratte. Capisco. Allora, torni a trovarci. Volentieri. Ale, complimenti per tutto. Grazie veramente. A te. Sei fantastica. In bocca al lupo grande. Grazie, ti voglio tanto bene.